I love Frank Sinatra. Poker. Mi avevo cercato di giocare. Tu dimmi un numero da 1 a 10 nell'orecchio. Uno. Io trasmetto, occhi, trasmetto a lui. Allora adesso ti trasmetto con gli occhi il numero che lui mi ha detto. Che numero mi ha detto? 2. Io uso la bocca, ci testo di aiuto, help me, help me. SOS. Tutti i secondi che tu riesci a servire, cioè Biden come Putin. Le costruzioni delle case qui in Inghilterra è come negli Stati Uniti. Quindi non è vero che i rumeni e tutti i popoli di là vengono dalla razza latina che hanno portato il... Voi nell'inno nazionale avete Gloria Traiano. Che bellissimo. Merry Christmas. Tu pensa che gli alpini italiani non avevano più neanche i vestiti per un inverno, meno 30, meno 40. Gelati, meno 40. Quando fai la pipì ti si ghiaccia. Oh my God, non mi posso mai respirare. Io sto sbagliato, mamma mia, come da pace di genere. Hong Kong is not in China. Di Nyash. Scusate, c'è mai piuttosto ora, ma... Are you making party without me? Oh! We're listening for... Oh, can't hold that, eh? All music. You said you were tired and been boring. Qual è la musica che preferisci? Per ascoltare o per... Mi piace... Anni 50. Anni 50. I love Frank Sinatra. Song Swinging Lovers, e per gli innamorati, vedi che sei innamorato, tu sei rovinato. Porca miseria, da 20 anni che sono innamorato, basta. And then the remix. Wow, where you make me feel. Where do you start? What is your favorite? Well, is Frank Sinatra, yes, song like for swinging, swinging lovers, swinging. What's that ball? Dolce, dolce, dolce. Canzoni per swinging lovers. Un amore, un dolcissimo amore. No, swinging is different. Swinging is when couples are getting together. Per amorosi. Per gli amorosi. Sì, sì, sì. Ci chiama il carambo, come va a staccare? Anche così. Mi invitano a Tyson Fury con Wilder aici. La finale. Bene, ho fost cu mult timp în urmă. Mi uitam pe YouTube acum. Vedem. Se mai uită și facem... Cosa facciamo? Cosa facciamo? Adesso you play it. It's a poker. Scacchi? No? A cosa giochiamo? Cosa volete? Non sto con noi abbiamo tutto, tutte le cose. Ah, dai, dai. Ah, bravo, facciamo. Sì, sì, sì. No. Deci noi avem cărți, avem tot ce vrem. Și avem și remi, avem și cărți de joc și putem juca, jucăm și poker. Legere, legere. Vedem acum. Legere? Are cărți de citit, frate. Legere? Una carta. Una carta. Un libro. Libro, libro. Libro. Carta o libro? Libro, libro. Leggi qualcosa? Sì, leggi carta. Giochi. Giochi? Carta di giochi. Ah, una carta da gioco. Sì. E io devo indovinare. Come stiamo? Una carta. Cioè, ascolta. Libra. Tu non hai carte di giochi. Tu dimmi nello... di gioco. Amo carte di giochi. Ah, lui ha un libro di giochi. Sì, benissimo. Hai capito? Tu dimmi un numero da 1 a 10 nell'orecchio. Uno. Io trasmetto occhi, trasmetto a lui. Dai. Perché? Aspetta. Dai, vieni qua. Guarda l'indovino, eh. Allora, adesso ti trasmetto con gli occhi il numero che lui mi ha detto. Che numero mi ha detto?
2. Dimmi tu un numero. Guarda Alessandro. 3. No, no, un orecchio, un orecchio. Da 1 a 10, dimmelo, un orecchio. Guarda come indovino, eh. Aspetta, il trasmette. Ah, lo so. Come? No, non l'ho fatto. Ah. No. Che lo sai? L'ho visto. Che hai visto? Ah, no! No. Oh, no. No. Guarda, te lo dico ancora. Che numero, sì, mi ha detto? 3. Hai visto? È così? 3. Quella lingua. Io uso la bocca recitativa. Quella lingua te l'ho detto? Io sono buono. È lui che è lui. Che io posso, bravo, leggere la tua mente. Bravo, bravo. Apprendi. Alin, allora dittelo. Ho fatto da casa. No, ma ah, l'ho dato. Vada. Ho fatto ciò in genere, dai, non so come fa. Come stiamo a creare? Che messa sei? Hai presente? Che messa sei? Io ti sono mandibola a fare. Sì. Tu posso fare 3 ore, ad esempio? Sì, sai il numero 3? Sì, ma... Sai il numero, care, ce l'ho detto al cinema. Sì, sì. Già, fai il numero all'orecchio. Fai anche. Cosa? Dimmi il numero all'orecchio da 1 a 10. 5. No! Non lo so dire. Pronti, vediamo. Ho sentito, adesso vediamo. Ho sentito anche io. Allora dimmelo senza sentire. Non lo sento niente. Allora, mi hai dato un numero, eh? Guardami negli occhi, fisso, eh? Che numero mi ha detto? Come? Adesso glielo dico a lui, guarda. Dica, dica. Vediamo. Guardami negli occhi, se non trasmetto. Ha detto a due. Che numero mi ha detto? 3. Ah! Ah, lui ha detto 2. Ha sbagliato lui. Non hai visto, ma gli occhi l'hai visto. Ma tu hai detto 3, no? Prima volta ho detto 2. Ah, la prima seconda volta. La seconda, 3. Guarda, guardami, lui non mi ha guardato negli occhi. Ah. Guarda. Guardami, fisso dentro le pupille. Dai, ce riesco, faccio. Che numero? 3. Ah! Bravo! Tu riesci a trasmettere con gli occhi? Sì, sì, lo sa. Di un numero a lei. Orco, scusa. Di un numero? Nell'orecchio. Sorry? Ah no, scusami. Dai, trasmettimi i suoi numeri. Guardami bene. 5? Hai detto bene? No. No. E allora? No, sa. Dillo a me il numero. What? Dillo a me, non me l'ha detto. Siete che c'è nulla. Ah, nulla. Zero. Ah, zero hai detto. No. Dai, di nuovo. Allora, no, perché lei deve imparare. Sì. Perché è una magia, perché sì, gli occhi no. devono entrare nello sguardo. Non hai guardato. Allora, scusami, di un numero a lui. Di un numero a lui. Oh, benissimo. Allora, guarda, io non l'ho guardato. Ti guardo fisso negli occhi. Cinque. Bravo. Wow. Vedi, perché trasmetti? No, non si. Hai visto? Mi sei dovuto anche come sa lei? Come lo sapevo? Ma perché lei non riesce con gli occhi. No. Come sapevo che non ci... Che con N3. E non lo so come hai fatto.
No, io dovevo dire per lei. È 5. Ah, è 5. So. Ma scusa, se non entri in connessione, allora, l'interconnessione temporale è importante perché tu devi entrare nel suo cervello. Di un altro numero. No. Perché se io lo guardo nel cervello, vedo. Prendi. No. You have to keep on turning. Yeah. So it dries out, yeah. Or you have to put some pork bacon. Loads of pork bacon. Wow. I'm asking my brain, yeah. Yeah. This picture for me. May as well just get turkey breast and wrap it. Yeah. Pork. You're right. This picture. Yeah. We are speaking about. We are talking about. We are talking about. I tacchini più grossi sono quelli americani. Yes, the American ones are the massive ones. Yes. I wasn't sure if you were. Because the American. Il tacchino bronzato di Cambridge. Che supera i 20 kg. Un tacchino di 20 kg è grosso. Io il primo petto di tacchino che l'ho preso grosso sono stato in Inghilterra. Io quando ho visto un petto così, ma che minchia è questa? Ma che cazzo è questo? È maiale, che cazzo è? 5% chance of being right. Ma cosa è questo qua? Mia moglie Liliana. E tu? E questo sono io. Frusta. Mi frusta. Ai 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 ai. And you? Help, help, help. Aiuto, aiuto. Help me, help me. SOS. C'è tale trigo questo. Yeah, in English. We are doing lots of rap. Yeah, we are not fighting. Speaking of women, Luciano Bambino. Bambino. Good, 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 good. Good, good, good. Hi, hi. If your night, if your night out didn't involve lots of drinking and either or yeah, it was a wasted night. You're right. So all that's happening is the people. You have to do it in English. I think more people didn't care. Perché la Romania è il confine. Beh, c'è base NATO. Putin c'è stato. Romania is the last base NATO. Tot il conducatore c'è. Romania is the last base NATO. C'è Biden come Putin come ăla din Corea de Nord. He's got Moldova in between you and Russia. Așa sunt toți bătrâni. No, Moldova is not NATO. Facă dragoste. Romania is the last base NATO. Război. Russia. No, no, you've got... Ho visto. Cartongesso, vedi, quello vedo quando cammino sopra, vedo. Amore mio, stiamo parlando delle costruzioni delle case qui in Inghilterra. È come negli Stati Uniti, che sono case proprio come... Sì. Certo. Non son case con fondazioni. Sì. Come a Romania, come Italia. Come Romania, wow. Che c'è davvero i plinti. Sì. Capiamo qua in Inghilterra che non ci sono i terremoti, ma gli americani che cazzo fanno? Che questi qua mi cacciano il letto di tornado. Ah, è vero, devono, è vero. Devono costruire le case. Infatti, no? Quando arriva il tornado le porta via in Texas, Arizona, così, wow! E quando porta via... Comunque, stavo parlando di una cosa importante, riprendi questa. Ho scoperto, alla mia verità... Allora, repeat. Stavo dicendo ai miei nipoti e ai miei figli di andare... che io pensavo che erano i latini che avevano fondato i popoli rumeni, ma invece è il contrario, perché circa 7-8 mila anni fa, dalle zone del Medio Oriente, del Caucaso e dalla zona della Romania, arrivavano, quando in Italia ancora non c'era niente, arrivavano delle popolazioni che li chiamavano i Sicul. I Sicul erano i falciatori, perché loro avevano la zona del grano e usavano la falce per tagliare il grano. Lo sa cazzo, eh? E certo, addirittura sono arrivati, hanno passato il mar Adriatico, hanno formato Adria, che è una città che veniva dal re, il re dei vostri terre, delle vostre terre, che era Adrian, e quindi hanno formato il mar Adriatico dal vostro re, e Adria la città. Poi si sono trasferiti in Sicilia
e hanno la, il simbolo della Sicilia, che è la trinacria, le tre gambe, era il simbolo dei rumeni, non si chiamava ancora Romania. Siculi. Come si chiama? Erano i Siculi. I Siculi. Arriva da noi. Lo so. I Siculi. Quindi, dopo la Sicilia era Siculia e poi era Sicilia. Quindi, le basi della crescita del popolo siciliano, è di lingua. Italo, è di lingua? Certo, viene da lì. Viene dalla zona del... Siculia, Caucaso, difatti noi siamo di razza caucasica, capito? Perché veniamo da lì. Quindi non è vero che i rumeni e tutti i popoli di là vengono dalla razza latina che hanno portato il... ma grazie alla popolazione rumena, alla popolazione caucasica, hanno portato cultura anche in Italia. E questa è verità, è storia! Bravo! La traccia? Dopo i Siculi, Dacia. Traccia? La Dacia è un'altra cosa. Stramosci Dacilor? Era Traccia? La Dacia. Se stramosci Romanilor, c'hai Dacilor? Tutti? Tracce. Sì, ma la Dacia era. Allora, la Romania, che ancora non era Romania. Ante di Daci? Fu Tracce. Certo. Poi c'era la Dacia e poi c'erano anche gli altri popoli. C'era chi era? Aureliano. Chi era l'imperatore romano? Aureliano o Traiano dopo, ma perché prima c'era un altro, hanno conquistato i territori. Sì. Però lì c'era un grande condottiero che si chiamava? Che ci avete una statua bellissima. Decebal, bravo, Decebal. Che gli avete fatto una statua enorme, bellissima. Decebal era un grande condottiero che voleva la Dacia libera, non era ancora Romania, sì. Dacia libera, quindi combatteva, ma lì qualcheduno l'ha tradito. Ecco perché voi nel vostro inno nazionale avete la gloria Traiano, ma come potete fare gloria Traiano e non a Decebal? È grave. Voi nell'inno nazionale avete gloria Traiano. Sì. Traiano, noi siamo figli di Traiano. Wow! Allora, voi siete figli di Decebal. Ah, amore mio! Sedili. Era la lesson one. Chi va su questo video? Soggetto dal video ha cambiato. Che cosa? Ah, certo. La vera storia è che poi con questi qua consigli, come dici tu in italiano? I latini? I romani? Chi è? Prima? Siculi. Siculi? Non è confermato nella vera storia. Come non è confermato? No. No, non è confermato oramai, che non è latina, che la lingua latina arriva. Non accettano questa cosa. Non accettano questa cosa qua, hai capito? Va bene, ormai. Perché la storia è già scritta in un altro modo. Ma che perché ormai... siamo rumeni, mai i rumeni non sono stati... Il popolo della falce. Laudazzi. Il popolo della falce, i famosi Sicul, ormai è scontato per tutti che... È vero. Ho preso un storico, un dottore. Beh, ci mancherebbe, amore. Un pezzo d'arte. No, sa tutto bravo. Quello che poi sa. No, non so se è meglio di Alin, però... No, come Alin non ce n'è. Non ce n'è con Alin. Io mi inchino da lì. conosci anche Alin. Ah, sicuro. La mia ragazza che è già finito, mi sono messa la sedia per parlare. Per sentir parlare. Chiara Tetrico. Tu pensa che la tua Romania, che è bellissima... Merry Christmas! La tua Romania, che è uno stato bellissimo, è stato formato dalle conquiste. Purtroppo i romani erano una colonia romana, quindi non c'è niente da fare. Quando i romani hanno invaso tutta l'Europa, sono arrivati fin quasi all'impero che aveva fatto... Ottomano, qual era? Gli ottomani erano fortissimi anche loro, ma l'impero che aveva fatto Alessandro il Grande. Macedone, Alessandro il Macedone, che era arrivato fino in India, quindi forse uno degli imperi più grandi del mondo, sì. L'aveva fatto Alessandro il Macedone, poi Alessandro Magno e poi gli inglesi hanno fatto... I pirati? L'impero, ma no, come gli inglesi non ce n'è, gli inglesi sono stati più forti, colonizzatori più grandi del mondo, gli inglesi. Ma che dice di Napoleone Bonaparte? Napoleone. Napoleone
Chapeau. Napoleone è stato un imperatore importantissimo. Napoleone è importante in Europa. Lo sbaglio di Napoleone e di Hitler, che volevano conquistare la Russia, e lì voleva fare troppo. Sai quanti morti italiani che sono andati per Hitler per conquistare la Russia? Oh, gli alpini del Gorizia, gli alpini del Trieste, gli alpini del Venezia, sono tutti morti. Un mio zio è ancora disperso in Russia, grazie a un idiota come Mussolini che voleva aiutare per conquistare la Russia. Ma i russi non sono stupidi, li hanno fatti arrivare fin sotto casa, poi è arrivato l'inverno russo e li ha distrutti. Perché con l'inverno, pensa a te. L'inverno con l'inverno ci ha messo il 70% del distrutto del freddo. È impossibile. Tu pensa che gli alpini italiani non avevano più neanche i vestiti per un inverno, meno 30, meno 40. Gli alpini italiani venivano dalla guerra della Libia in Africa con i vestiti africani buttati in Siberia, in Russia. Le stava morendo di freddo. Congelati, meno 40. Quando fai la pipì ti si ghiaccia. Stai scherzando. Come il Pol Nord. Uguale, tu prendi l'acqua, la butti così e ti ghiaccia su. Sì, perché l'ho preso in Romania così, eh. L'hai visto? Sì. In Romania, cazzo. Io non l'ho mai visto la cosa. 2012 abbiamo fatto, meno 27, meno 30 gradi. Meno 30 gradi? In Romania, wow. Sì. Sono così stati i nostri inverni fino al 2008. Ma scusami, così. Io ero... Corte! Wow! Sai che li desfaga quando sono? Ah, desfaga. Sì, in Romania quanto era anni fa l'inverno? Non l'ha mai visto l'inverno. Meno 20, 30, 40 gradi, eh? 40 no, però 20, la Buzo? 30 sì. Meno 30? Meno 42 gradi, meno 46 gradi. Meno 46? A Buzo, dove sono incontrano le montagne, il punto meno freddo c'è stato meno 46 gradi. È freddo, è meno 40, meno 46 è freddo. Sì, no. Io sono stato a meno 27 gradi fuori, gli occhi, il liquido degli occhi, lo senti che si ghiaccia, nel naso ti senti che scrizza. Mamma mia, è freddo. Ma tanti anni fa. Beh, io. Ma adesso no, adesso fa caldo. Io sapete che vendo l'acqua minerale, no? Nel 1984, inverno 84-85, io ero un anno e mezzo che avevo iniziato a fare questo lavoro. Caricavo l'acqua nel camion, l'acqua delle bottiglie di vetro, uscivo, dopo due ore, tutte ghiacciate. E lì abbiamo raggiunto, io non ho mai visto, meno 24, meno 22... Ma ghiacciava tutta l'acqua, era c'è impossibile. Stato anche in Italia? In Italia meno 22, non abbiamo mai visto meno 22, meno 24. Perché ha nevicato, poi è venuto sereno e ha gelato. Oh oh! Ma questo era 84-85, l'inverno più freddo dell'Italia. Non l'avevo mai visto. Adesso, come fate a vendere l'acqua? 84, 80, meno 20, meno, che tu dici meno 50. Dorme, meno 50 è tantissimo. Ti sono? Esce opposite? Io ho visto una trasmissione in un paese dove c'è meno 70, lì non puoi vivere, però c'hanno i sistemi, meno 70 è dura, è meno 50, meno 40. This memory for a small. Oh my God, non mi posso mai respirare. Ma fu quel paese lasciare di stare? Diciamo che... How do you live with this? I just... You just go read your songs. You don't. I'm not interacting with the video. I do everything to ruin the video for you. And are they the best viewed? I don't know. That makes sense. Damn, but it's just a little bit of a chick. You're the most famous in family. It's like when people do that to her. Știi că am fost cel mai alintat și cel mai... Și așa sunt băieții mari al familiei. Al familiei. Oh my God. Ce înseamnă să ai frați mai mici, frate?
da Santa Sha di serio. Questa Sha di super asbeta. Ieri de minică. Cale, că eu stăt băiatul mami și acum după 50 de ani. Ce avem aici? Un desfăcător de bere în formă de ghitară. Ghitară. Hard rock, cafe. Hong Kong. This is from China, Rob. No, it's from Hong Kong. From Hong Kong. Hong Kong is not in China. Depends who you speak to. If you speak to people in Hong Kong, no. If you speak to people in China, yes. Ah, so they are proud of it. It's a little bit like if you speak to people in. Ce are soare mai aici? De unde ai Alex? Din Iași. Eu am crezut că e de undeva, de prin Timișoara. Dar ce fain este. Noi eravamo semi felici. Non tradito, no quando, non tradito. E quando super. Tradito. Ma guarda che io avevo. Ce mai pectat sora mea? Ma. Fain. Cose? Film! E voi chi indovina? Amore, basta sarà che premiato. Non ti muovi di qua che sto pensando. Allora, adesso mimiamo. Thank you, sir. One movie. Ok. Capito? Vediamo chi indovina, Allora, io. A carra, un medico di muro, bravo, la musica ci sta. Stava, mamma mia. Senti Signore bene? Signore benedetto, portatemi a letto. Senti dopo. Senti bene? Oh, vai, vai, vai. Oh, wait, put it on pause. Silence, please. So why isn't it working? Leave it. Chocolate. It should be working. Try on. Just try. Ah, vero, anguria. Melon. Sì. Melon. If these two pastels not make effect. È veramente bellissima, oh. Indietro, l'indalizio. Wow. Ufficiale gentiluomo. When I proposed that night 1 year ago and you non muggono parti. No. Ho dimenticato di firmare qualcosa, no? Qua è una salata di vinete, una salata di gof e una salata di zakuska. Ma è torta salata. Torta salata. Asta e salata di frutti di mare. Bine. Frutti di mare. Bravo, Andrei. Murături, frate, la orice. Mai avem și aici niște turte? Depinde de zile. Un casino. E mentre un lavoratore atipico, un lavoratore come lui, come la tua compagna, così, quante ore fate al giorno? 8 ore. Turte, io sono un campo. 8 hours. Pesante, è duro, è difficile. Turte con strong. No, è difficilissimo.